Salve popolo di YouTube, bentornati su Shion! O forse dovrei dire bentornato io su YouTube, visto che è praticamente un anno che non faccio video di sorta. Ma cosa volete farci? Questa cosa io non la faccio per mestiere, la faccio nel tempo libero e quest'anno è stato abbastanza incasinato, credetemi. Però per farvi vedere che siamo ancora vivi, faremo oggi una bellissima video classifica, la top 5 dei migliori 5 ombrelli della storia dei videogiochi. Lo so, non è una grandissima classifica, ma la settimana scorsa ho provato a fare una classifica sui giochi là tratti da Lovecraft e non ho avuto tempo neanche di metterli in ordine dopo averli elencati, quindi insomma capite la situazione in cui sto. Comunque questo, quello di oggi è un video instant e quindi non perdiamo troppo tempo, iniziamo subito. Numero 5, Setsuka da Soul Calibur 3. Come rendere figo un ombrello di carta di riso ma mettendoci dentro una lama? La tecnica di Setsuka è praticamente la stessa di Gaemon nella serie Lupin, infatti non a caso in Soul Calibur 4 con l'editor ho provato a fare un Gaemon, però vederlo combattere insomma con un ombrello non era proprio il massimo. Numero 4, Bubbles Bubbles. Bubbles Bubbles aveva la bellezza di tre ombrelli diversi, uno che ti faceva saltare tre livelli, uno te ne faceva saltare 5, un altro te ne faceva saltare 7, se non ricordo male. Comunque l'ombrello era uno dei bonus più ambiti, appena appariva sullo schermo tutti, almeno tutti e due quelli che giocavano, si fiondavano subito a prenderlo perché era veramente uno dei bonus più fighi e più importanti. Numero 3, Parasol Stars. Non poteva mancare questo gioco nella classifica dei migliori ombrelli, anche perché si usano gli ombrelli per tutto il gioco ed è ovviamente il seguito di Bubbles Bubbles, ovvero il terzo seguito di Bubbles Bubbles su PC Engine e NES. Che altro da dire? Cosa c'è di più figo che uccidere i nemici prendendoli su con un parasole e tirarli per tutto il livello? Numero 2, Dead Rising. In caso di un'invasione di zombie, che armi prendete su? Un shotgun, una motosega, un manichino, ma no, un ombrellone da giardino. Era la mia cosa preferita da fare in Dead Rising, ovvero aprire un ombrellone e correre in mezzo alla folla. Che quando mai potrò fare una cosa del genere se non in un videogioco? Numero 1, Super Princess Peach. Fai un gioco sulla principessa Peach e come riesci a farla diventare figa? Con i suoi vari stati d'animo che creano cose tipo fiamme e acqua, ma no, con un ombrello. Pensateci bene, Peach in questo gioco è dotata di un ombrello senziente, cioè un ombrello che le parla e praticamente le risolve i problemi lui. Praticamente questo gioco doveva chiamarsi l'ombrello di Peach, non Super Princess Peach. E comunque, quale altro ombrello è più figo di questo, di un ombrello che praticamente ti risolve le situazioni da solo? Nessuno. Bene, questa è stata la classifica instant dei migliori 5 ombrelli della storia dei videogiochi. Vi è piaciuta? Non vi è piaciuta? Non me ne importa niente, basta che lo scrivete qua sotto, ci mettete un like, un dislike meglio di no, però meglio mettere un like e non so, iscrivetevi alla pagina Facebook, veniteci a trovare, fate quello che volete, iscrivetevi. Noi ci sentiamo alla prossima che spero non sia fra un anno. Ciao!